ancora presto per valutare gli effetti reali sull'occupazione prodotti dalla riforma del lavoro. Secondo il giuslavorista Pietro Ichino, la riforma va considerata come il primo passo per la modernizzazione del mercato, ma servono nuovi provvedimenti. Il problema di aumento della disoccupazione a cui stiamo assistendo in questo momento non può evidentemente essere imputato a questa legge, dal momento che la legge è entrata in vigore soltanto il 18 di luglio e viceversa questo problema ha dimensioni anche temporali precedenti. Non c'è dubbio che la situazione in Italia è aggravata in modo molto pesante, direi persino drammatico, dal fatto che noi non possiamo praticare le misure anticicliche di aumento, chiamiamolo così, keynesiano della spesa pubblica, per il semplice fatto che abbiamo esaurito tutti le risorse disponibili, siamo indebitati al di là di ogni limite, le tasse sono già al di là di ogni limite di sopportabilità, quindi siamo in questa situazione di essere sprovvisti di strumenti economici necessari per fronteggiare la crisi. Di fronte a questa situazione è chiaro, ci sono due strade: o quella che sostiene qualcuno di uscire dall'Europa e dall'euro per ricominciare a battere moneta, ma vorrebbe dire il fallimento, la bancarotta, non pagare più i nostri debiti e credo i danni sarebbero molto maggiori. L'altra strada è invece quella di recuperare la fiducia dei nostri interlocutori europei in modo da riuscire ad abbattere l'interesse sul debito. Se noi riusciamo a riportare dal 6 al 2 l'interesse su 2.000 miliardi, già solo questo porta 80 miliardi di differenza a disposizione, e poi aprire il nostro sistema agli investimenti stranieri, che sono una risorsa a cui noi oggi non attingiamo quasi per nulla. Ecco, per questo occorrono riforme profonde dell'amministrazione pubblica, del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. La legge Fornero è solo un primo passo nella direzione, io credo nella direzione giusta, ma il lavoro da fare è ancora molto su questo terreno.